Ciao a tutti ragazzi, un saluto da parte di Bianco Nero Man e buona giornata a tutti quanti. Allora, da dove vogliamo partire? Visto che è qualche giorno che non faccio video, da dove vogliamo partire? Io direi di partire subito da un argomento che è di attualità, no, in casa Juventus. Questo, se possiamo chiamarlo, mistero Ramsey. Questo giocatore che va in nazionale, fa doppiette, triplette, gioca da otto in pagella, di qua, di là, di su, di giù. Poi, come per incanto, torna a Torino, fa un allenamento, problema flessore, problema alla coscia, si strappa qui, si strappa là, c'ha la tosse, c'ha l'emorbillo, c'ha l'influenza, c'ha il raffreddore. Insomma, chi più ne ha più ne metta. Ma io non so cosa aspetta la Juventus a prendere questo signore e a dirgli: ascolta bello, o strappi il contratto o rescindiamo sto contratto, o tu fino a fine anno te ne stai in tribuna non pagato e aspettiamo fine anno, visto che il giocatore, se non sbaglio, a fine anno è in scadenza e, oppure forse c'è ancora un anno di contratto, adesso non mi ricordo, e quant'altro. Perché ricordiamoci che il signor Aaron Ramsey, ok, percepisce la bellezza di 7 milioni all'anno. 7 milioni all'anno. Ide con patate, il signor Adrien Rabiot percepisce 7 milioni più 2 di bonus all'anno. Quindi, però Rabiot, bene o male, anche se quando gioca sembra svogliato, però gioca almeno, almeno in campo ci va, va in nazionale, torna a Torino, si allena e va in campo. Questo signore gallese va col Galles, doppietta qua, tripletta là, segna, fa gli assist, eh? Come per magia, poi a Torino è sempre infortunato. Allora, cara Juventus, comincia a farti sentire, perché non è possibile, cioè sicuramente sotto qualcosa, che magari noi tifosi non sappiamo. E a questo punto mi viene a pensare che anche la Juventus dovrebbe iniziare a farsi qualche domanda, secondo il mio punto di vista. O magari a questo signore, come a terra in Italia, gli fa male l'aria di Torino. Cioè c'è qualcosa nell'aria, qualche virus nell'aria, perché non si spiega questa cosa. Quindi io mi sono ufficialmente rotto le palle da tifoso juventino da leggere che questo signore, come mette piede a Torino, è infortunato. Bah. Comunque, cara Juventus, fate sentire. Caro Ramsey, se non stai più bene a Torino, Ramsey, ma veramente, vattene. Cioè, uno non sta più bene su un posto di lavoro, prende e se ne va. Abbia decenza di andare da Agnelli, da Cherubini, da Ribabene, da e da chi dovere. Ragazzi, non sto più bene alla Juventus, per favore, voglio andare. Ma nessuno ti trattiene, caro Ramsey, eh? Nessuno ti trattiene a Torino, però abbia decenza quantomeno di andartene, visto l'auto stipendio che percepisci alla Juve. Prima cosa che ci tenevo a dirla. Seconda cosa, finalmente rincomincia il campionato. Ci siamo tolti dalle palle questa nazionale, finalmente ricomincia il campionato, c'è una giornata di campionato bellissima che inizierà oggi alle 3, se non sbaglio gioca l'Atalanta, alle 6 giochiamo noi con la Lazio in quel di Roma, e stasera alle 20:30 ci sarà Fiorentina-Milan. Domani, oltre a tutte le altre partite, si chiuderà con un bellissimo Inter-Napoli, quindi penso che sia una giornata di campionato bella, interessante, con delle belle partite. La Juventus a Roma non sarà da sola, perché sarà seguita da almeno, sì, ho letto, 11.000 tifosi, perciò una bella fetta di stadio. Speriamo di poter fare una bella partita. Sicuramente non sarà facile, perché comunque il Lazio è una bella squadra, allenata bene. Ricordiamoci che l'allena Maurizio Sarri, e credo che sia che i nostri giocatori debbano scendere in campo
incazzati il doppio, soprattutto chi è stato allenato da Sarri in, 2 anni fa, no? Ricordiamoci la frase di Sarri: questa squadra è inallenabile. Ricordiamoci quando abbiamo vinto il campionato con Sarri, che lui si è un po' estrainato dalla vittoria, no? Lo ricordiamo, che non è che ha festeggiato come tutti i suoi giocatori. Lui è stato un pochettino, come dire, come se non fosse contento di questa vittoria. Ricordiamoci la frase quando noi perdemmo con Napoli la Coppa Italia, la Supercoppa, se non mi ricordo, che dice: sono comunque contento che abbiano vinto i miei ex giocatori. Quindi tutte queste cose dovrebbero far sì che la squadra Juventus, soprattutto che è stata allenata da Sarri in quell'anno, dia il doppio oggi. Del doppio, anche perché è una giornata dove potremmo, almeno sulla carta, ancora rosicchiare qualche punticino, perché comunque il Milan a Firenze non è una gara facile, men che meno l'Inter in casa con Napoli. Poi l'Inter ha un sacco di defezioni, mi sembra che forse gli mancherà Dzeko, mi sembra De Vrij in difesa, quindi vedremo un po'. Però anche lì, anche per l'Inter sarà dura, ma gioca a San Siro, quindi penso che comunque l'Inter possa vincere, anche perché in attacco potrà comunque schierare Lautaro Martinez e Correa, quindi non proprio due scappati di casa. Vedremo un po' quello che succederà. Penserà a vincere noi, poi quello che farà il Milan a Firenze e l'Inter con Napoli ci penseremo stasera e domani sera. Io vi do i miei pronostici, no? Quello che spererei io: una bella vittoria nostra, un pareggino del Milan a Firenze e una vittoria dell'Inter con Napoli, così rosicchiamo qualche punticino, eh? Non sarebbe neanche male, eh? Detto questo, ragazzi, io vi saluto, vi auguro una buona giornata. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, se volete, nei commenti qua sotto sul caso Ramsey e sui vostri pronostici, magari sulle 3 partite che vi ho citato: Juve-Lazio, Fiorentina-Milan e Inter-Napoli. Se il video vi è piaciuto, mettete il like. Io vi saluto, vi auguro una buona giornata, un buon weekend e fino alla fine, forza Juventus. Ciao ragazzi.